Salve amici e bentornati sul canale Facciamo un salto in libreria. Maria Chiara De Battistis, eccoci per un nuovo video. Ma dove sono? Oggi sono in libreria, quindi più che mai vi dico Facciamo un salto in libreria, è il nome del mio canale YouTube. Sono in libreria Libri Parlanti di Castiglion del Lago. Sono qui in libreria perché ho deciso di girare un po' di video a cadenza, come dire, mensile, se riesco, per parlarvi delle novità che escono appunto in libreria. Se mi conoscete da un po' di tempo, sapete che iniziavo i video facendo proprio il salto in libreria, è nato così il nome del mio canale YouTube, facendo proprio il salto in libreria, nella libreria Le Storie di Federica Marri, che saluto, che era a Cortona. Quindi è iniziata così l'avventura del mio canale, facendo fisicamente i video all'interno delle librerie. Poi la libreria Le Storie ha chiuso e fortunatamente posso riprendere questa mia passione proprio per le librerie facendo fisicamente un salto in libreria qui a Castiglion del Lago. Sono in Umbria, vicino Perugia, a Castiglion del Lago, a Libri Parlanti. Allora, inizierà un bellissimo book club da venerdì prossimo, venerdì 2 febbraio. Iniziamo in questa libreria un book club fisico, ve ne avevo già parlato e quindi vi rinnovo la cosa per ricordarvi che faremo un certo percorso. Se sentite parlare questa libreria, anche una caffetteria, quindi c'è gente che entra, prende il caffè, sbircia libri, quindi è molto viva. Allora, io inizierei piano piano nel mostrarvi i vari libri. Sono qui anche con, questa volta non è Casalingo, ma è fatto proprio dalla signora della libreria, con il mio cappuccino. Prendetevi anche voi qualcosa di caldo e iniziamo la nostra chiacchierata. Prima di iniziare vi voglio ricordare di attivare la campanella, iscrivetevi al canale, abbiamo raggiunto una bella cifra, 1700 e rotti iscritti, quindi 1700 sono molto molto contenta. Per cui se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Cappuccino caldo, che oggi devo dire il tempo non è bellissimo, è nuvolo e fa un po' freddo. Iniziamo questa carrellata. Ho selezionato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libri che sono delle novità appena uscite appunto in libreria. Beviamo un po' il cappuccino. E anche perché girare sempre i video a casa, sì, è piacevole, però stare in un ambiente pieno di libri e con gente che va e che viene, comunque uno stimolo una volta al mese, per me è uno stimolo migliore. Allora, cappuccino top, iniziamo subito. Io vi leggo qualcosa della trama perché non ho avuto modo di leggerli ancora questi libri, ma ce n'è uno che acquisterò più tardi, me lo porto a casa perché mi ispira da tempo. Di questo libro ne ho viste diverse copie nelle varie librerie che nell'ultimo periodo ho girato e come sempre Manzini è un autore italiano che scrive gialli, è molto amato e molto apprezzato. Tutti i particolari in cronaca. Di cosa parla? Due delitti in apparenza slegati, un archivista con un segreto impossibile e un giornalista che dovrà chiedersi da che parte stare. C'erano di mezzo persone di carne e sangue, persone a cui non era stata data la giusta attenzione, quella che un tribunale penale dovrebbe assicurare. Non era stata data giustizia. Per questo c'era lui, si considerava poco più di un ingranaggio della macchina, quello finale, senza il quale però la macchina gli ultimi chilometri non riusciva a coprirli. Quindi è un giallo alla Manzini. Ecco, per esempio, questo è un autore che ho avuto modo di conoscere e di leggere solo in un'occasione diversi anni fa. Quindi è un autore che non conosco bene, quindi non posso dirvi troppo.
Però sicuramente questa è una storia che mi mette curiosità. Vediamo un attimo se dice qualcosa in più. La corsa all'alba, la colazione al bar, poi 9 ore di lavoro all'archivio del tribunale, una cena piena di silenzi e luci e la luce spenta alle 10. Carlo Cappai è l'incarnazione della metodicità e della solitudine, dell'ordinarietà. Nessuno sospetta che ai suoi occhi quel labirinto di scatole, schede e cartelle non sia affatto carta morta. Tutto il contrario, quei faldoni parlano. Quindi, insomma, diciamo, è una storia intrigante sicuramente. E perché no? Magari lo metto in wishlist per poterlo leggere più avanti. Per ora ho tanti libri ancora a casa, diciamo, da leggere, però può essere stimolante anche perché, a parte mi piace la copertina e il formato, ma anche perché è uno di quegli autori che, se seguite un po' le classifiche, è sempre in vetta, è sempre tra i primi libri più venduti, è molto apprezzato, per cui curiosità. Altra autrice che amo invece e apprezzo, ho letto diverse cose, l'ultimo libro che ho letto suo è un saggio, Stai zitta, è lei, Michela Murgia. Purtroppo è venuta a mancare questa scrittrice lo scorso anno, nel periodo di agosto. Io spero che tra la mia voce e le voci varie si senta il video, spero proprio di sì. E parliamo di Michela Murgia. Mi piace molto la copertina, questa anche è una nuova uscita, Dare la vita. Vediamo di cosa parla. Maternità e gravidanza, famiglia e sangue, costruire legami altri, relazioni oltre i ruoli. La mia anima non ha mai desiderato generare né gente né libri mansueti, compiacenti a condiscendenti. Fate casino. Quindi, diciamo, è un libro, credo, autobiografico, vediamo un po'. Si può essere madri di figli e figlie che si scelgono e che a loro volta ci hanno scelte? Si può costruire una famiglia senza vincoli di sangue? La risposta è sì. Quindi questo lo compro perché è un libro che già sento che è nelle mie corde. Quernis familiare è ormai una realtà e affrontarla una necessità politica, come lo è quella di un dialogo lucido e aperto sulla gestazione per altra, un tema che mette in crisi la presunta radice dell'essenza delle donne. Interrogarci, discutere intorno a questa radice significa sfidare il concetto di normalità e naturalità a cui siamo abituati. Michela Murgia lo ha fatto per anni nei suoi libri e sui social, e nelle ultime settimane della sua vita ha raccolto i suoi pensieri per donarci questo pamphlet densissimo e prezioso, in cui ci racconta, partendo dall'esperienza personale, quindi come dicevo è autobiografico, un altro modello di maternità, come si possa dare la vita senza generare biologicamente, come i legami d'anima possano sommarsi ai legami di sangue. Libro che sicuramente mi commuoverà e penso proprio che anche questo è un libro che acquisterò. Dopo aver letto il saggio Stai zitta, che se mi seguite tra l'altro l'ho inserito tra i libri più belli che ho letto nel 2023, questo sicuramente è un libro che acquisterò insieme all'altro che ora vi mostro. Altro libro da poco è uscito e che acquisterò più tardi è lui, Dolly Alderton. Avete presente l'amore? Edito Rizzoli. Io di Dolly Alderton ho abbandonato a metà un altro suo libro, che è Tutto quello che so sull'amore. Quindi l'ho lasciato a metà, ma devo riprenderlo perché mi stava davvero piacendo. E lo sapete, quando un libro mi prende tanto, mi piace tanto e non do la giusta attenzione che merita, lo metto da parte per riprenderlo più avanti. Parliamo quindi di Avete presente l'amore? L'autrice di Tutto quello che so sull'amore, quello che dicevo che ho abbandonato a metà, e Sparire quasi del tutto. Ho anche questo di libro, ma l'ho prestato ad un'amica. Mari, devi ridarmi quel libro perché devo leggerlo. L'ho prestato a Maria Grazia, una mia cara amica che legge molto, e anche questo lei ha detto che è un libro davvero intrigante. Di cosa parla questo libro? Andiamo a vedere. 35enne con il sogno di diventare uno stand-up comedian di successo. Andy, quindi abbiamo un uomo come protagonista, quindi in questo libro non abbiamo una protagonista donna, ma un uomo, quindi vediamo anche come si
si districa, insomma, la Dolly Alderton a parlare della vita sentimentale di un uomo invece che di una donna. Quindi abbiamo Andy, che è un'anima che gira a vuoto. Da quando la sua ragazza l'ha lasciato, ha in testa mille domande su di sé, ma una più delle altre lo tiene sveglio o lo sballottola per le strade di Londra. Perché l'unica donna che abbia mai davvero amato se n'è andata così, dall'oggi al domani, senza più una casa? Andy si trasferisce prima dalla madre e poi nella camera degli ospiti di una coppia di amici e intanto divaga. Giorno e notte si abbandona a gratuiti esercizi mentali, compila lunghe liste di dubbi su Jen e sulla fine della loro relazione. Beh, un punto di vista diverso, perché tutti i libri che parlano d'amore o di crisi di questi trentenni, eccetera, eccetera, almeno quelli che ho letto, avevo girato anche un video in merito, sono autrici donne che parlano di donne. Questa volta è un'autrice donna che ci fa capire come i maschietti affrontano la fine di una relazione. Curiosa più che mai, dopo mi farete lo sconto? Spero di sì. Dopo lo acquisterò insieme a questo della Murgia. Tanto bevo un po' di cappuccino. Altrimenti si fredda. Proseguiamo con un libro che mi mette molta curiosità. L'ho messo in wishlist. L'autrice francese più letta. Quindi, oltre Valérie Perrin, l'autrice di Cambiare l'acqua ai fiori, un'altra autrice francese, Virginie, credo, Grimaldi, quindi cognome italiano. L'autrice francese più letta nel 2019, 20 e 21. Classifica delle Figaro. Literari. Allora, una vita bella. Di cosa parla? Andiamo a curiosare. Emma e Agathe Delmore sono sorelle, cresciute l'una accanto all'altra. Sono però molto diverse queste sorelle. Agathe, l'esuberante e casinara, sorella minore, ha sempre preso tutto lo spazio nel bagno, nella camera e nel cuore di Emma. Dopo 5 anni di silenzio, senza spiegazioni, Emma dà appuntamento ad Agathe nella casa delle vacanze, vicino alle spiagge oceaniche del paese basco francese. Mima, l'amata nonna, è passata a miglior vita e c'è da svuotare tutto e fare una selezione di ricordi. Sicuramente entra nella mia wishlist perché è una storia familiare. Abbiamo quindi due sorelle, una nonna che viene a mancare, due sorelle che si ritrovano e tanti ricordi che riaffiorano nella vita di queste due sorelle. Sicuramente è nelle mie corde, quindi questo entra nella mia wishlist. Edito, credo, E.O., Edizioni E.O., perché c'è la fascetta che copre il tutto e anche lui va in wishlist, diciamo praticamente me li voglio prendere tutti. Allora l'ho visto anche questo in vetrina in diverse librerie, anche in questa libreria, non so perché la copertina mi affascina e anche il titolo I sorrisi non fanno rumore di Enrica Tesio, quindi autrice italiana, edito una delle mie case editrici del cuore, Bompiani. Cara Vittoria, imparerai col tempo che i grandi, qualche volta, giocano con i sentimenti come voi giocate con le bambole e le macchinine. Ti dirò anche che è tipico dei grandi raccontarsi le storie. Tu cerca di diventare una persona grande che racconta storie ai bambini e non a se stessa. Ti abbraccio forte, forte, Babbo Natale. A me basta questo per far accendere la scintilla di interesse. Vediamo un po'. Non dovrei dare nulla per scontato, dovrei essere concentrata come un dio, esercitare l'amore in ogni momento, perché l'amore è esercizio di presenza. Questo pensa ogni madre quando rimprovera a se stessa una defaillance, e questo pensa anche Antonia, detta Toni, brillante scrittrice di libri illustrati che il suo ex marito chiama Melomamma. Ma è solo la genitrice affaticata di una figlia preadolescente e non riesce a perdonarsi tutta la stanchezza che ha nel suo cuore. Fa per me, è una storia che parla quindi di maternità, di amore e di famiglia, quindi mi mette curiosità. Poi mi è piaciuto, ecco, anche quello che scrive Babbo Natale, la nostra protagonista. Passiamo ad un'autrice
Emma Klein, che io ho a casa con le ragazze, se non ricordo male, è proprio lei, l'autrice di Le ragazze, il suo primo romanzo, uscì nel 2016, che io ancora devo leggere, però è uscito lui, l'ospite, e mi mette molta curiosità. Finiamo il cappuccino, perché poi freddo non è buono. Certo, sì, no, Oltre ai perché tè, ai poi ne caffè, ai sentiamo. cappuccini, hanno anche un angolino dedicato ai dolci e alle cose salate, quindi vabbè, è una droga per me. Quindi libri, cosine da mangiare, tè, caffè. Come Ciao, fai a Andrea. resistere? Non resisto, infatti. Allora, l'ospite, di cosa parla? Alex ha un'attrazione per il buio, scintillante del mondo, il talento di intuire i desideri degli altri. È così che si insinua nelle case e nelle vite degli sconosciuti, trascinandoli con sé nel suo precipizio. Il ritratto di una ragazza docile e spavalda in un romanzo sensuale e di smagliante tensione emotiva. Quindi anche questo rientra nelle mie corde. Vi volevo ricordare che Le ragazze è un libro forte, io ancora non l'ho letto, ma che parla di ragazze appunto che entrano a far parte di una setta, la setta di Marilyn Manson, se non ricordo male, di Charles, cioè sì, Marilyn Manson è il cantante, Charles Manson. Quindi è un libro tosto, forte l'altro, che parla delle problematiche collegate sia all'adolescenza sia nel vivere all'interno di una vera e propria setta. Questo invece ha tutt'altra trama, diciamo. Nella villa sull'oceano, dove tutto è soffuso, algido, rarefatto, Alex si muove sinuosa, quasi invisibile. Simone le ha comprato abiti e gioielli, l'ha portata a cena, esibendola come un animale splendido. Lei è stata impeccabile. Tenere pulite le unghie, mantenere l'alito fresco, non lasciare grumi di dentifricio nel lavandino. Nessun passo falso, fino alla sera in cui ha commesso un errore imperdonabile durante un party in piscina. Anche questo dove va? Nella wishlist, nella wishlist. Non posso acquistarli tutti, anche perché non ho tempo per leggerli tutti, cosa che vorrei fare. Però spero di avervi incuriosito con questi titoli. Altra autrice italiana. Io devo dire che a parte Manzini sono tutte autrici donne, ho selezionato. Silvia Avallone. Ricorderete Silvia Avallone, è un'autrice che ha fatto molto parlare di sé. Io ho avuto il piacere di conoscerla e di farci quattro chiacchiere un po' di anni fa nella libreria Ubic di Monterotondo. Non mi ricordo che libro presentava, però ho avuto il piacere di essere presente ad una sua appunto presentazione di un libro. Bella donna, ma soprattutto intelligente. Al di là dell'aspetto fisico, parliamo proprio dell'intelligenza e l'eleganza delle donne, e lei mi è piaciuta subito. Silvia Vallone, Cuore Nero. Curiosissima, questo è l'edito Rizzoli. Ora ti sembrerà impossibile, ma io ti garantisco che tutto passa, e se non passa, cambia. Già qui mi ha preso. Silvia Vallone è una strega, ti mostra un bosco, una casa, una ragazza, poi un uomo. E ti chiede di darle la mano e seguirla. Se lo fai, non te la lascerà fino alla fine. Questo è l'incanto della narrazione. Di lei scrive questo Niccolò Ammaniti. Vi ricordate il video che ho girato sui libri top 2023? Chi c'era? Niccolò Ammaniti. E quindi se Ammaniti scrive questo di Silvia Avallone, non posso non mettere in wishlist anche Cuore Nero. Di cosa parla? L'unico modo per raggiungere Sassaia, minuscolo borgo incastrato fra le montagne, è una strada sterrata, ripidissima, nascosta tra i faggi. Ed è lì che un giorno compare Emilia, capelli rossi e crespi, magra come uno stecco, un adolescente di 30 anni con gli anfibi viola e il giaccone verde fluo. Già mi piace. Dalla casa accanto Bruno assiste al suo arrivo come si assiste a un'invasione. Quella donna ha l'accento foresto e un mucchio di borse e valigie. Cosa ci fa lassù lontana dal resto del mondo? Quando finalmente si incontrano, ciascuno con la propria solitudine, negli occhi di Emilia, privi di luce come due stelle morte, Bruno intuisce un abisso simile al suo. Si parla di, come dire, solitudini, si parla di riconoscersi, di trovarsi. E si parla di, beh, dolore, immagino, cuore nero.
Anche questo entra fortemente nella mia wishlist. Cosa dire? Ora le libraie mi faranno un extra sconto perché di tutti, cioè li vorrei tutti, quindi mi farò fare uno sconto e metà libri li acquisterò oggi. Bene, allora io finisco l'ultimo goccetto di cappuccino e sono stata felicissima di fare un salto in libreria. Se vi piace questa rubrica, spero di sì, lasciatemelo scritto sotto nei commenti, lasciate un like e come sempre io vi mando un bacione grandissimo, ci vediamo prestissimo per un nuovo video e mi raccomando, fatemi sapere se anche il prossimo mese volete una chiacchierata qui in libreria dove vi mostro le ultime novità. Spero di sì, perché io mi sono divertita e spero anche voi. Un bacione grandissimo, ci vediamo prestissimo per un nuovo video.